Ora farò un commentary su Dark Souls 1. Ok, faccio partire il video allora. Come vedete, ovviamente non sto partendo dalla creazione del personaggio né dal livello 1, ma sono circa al livello 27-28 se non sbaglio. Niente, sto praticamente cercando di andare avanti. Anche se questa zona la conosco abbastanza bene. Ah sì, qui vi sto mostrando l'arma, che sostanzialmente ho trovato grazie a un video su YouTube. Basta che cercate Dark Soul Stregone e lo dovreste trovare. È uno dei pochi video che c'è sullo stregone, quindi comunque, sempre grazie a questo video ho ottenuto anche questo equipaggiamento. Niente, devo dire che comunque l'arma è fortissima perché ha un danno molto elevato. Poi vabbè, certo, io comunque sono forse anche abbastanza alto di livello per questa zona. Ora vabbè, come potete vedere, mi divertirò un bel po' con i nemici, a stuzzicarli, a giocare un po' con loro, diciamo, tipo solo l'enigmista. Avete capito cosa sto facendo? Siete arrivati fino a questo punto del video e avete capito prima che io ve lo dicessi cosa stavo facendo? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Comunque, vabbè, dai, era abbastanza scontato, penso. Perlomeno per me è abbastanza scontato. Stavo appunto ascoltando i gemiti, cioè sembra quasi un porno praticamente. E devo fare un personaggio, mi sa, al femminile solo per quello, solo per ascoltare i gemiti che fa quando li piglia le spadate.
Io dico, ma tutte ste cavolo bombe. A parte che comunque, ok. Però, cioè, boh. Diciamo che non mi esprimo oltre. Però devo dire che a livello grafico sono molto interessanti come effetto. Alla fine non lo so, cioè può essere considerato anche forse una sorta di bug, no? Cioè, perché posso capire che ne abbiano infinite bombe, ma perché devo continuare a tirarle così? Boh. Che alla fine sì, cioè, voglio dire, ci può stare, assolutamente, non dico di no. Però vabbè, alla fine sì, è anche un gioco vecchio. Ci può stare, ci può stare. Mia, la parte quella lì con i topi è allucinante. Ti danno un avvelenamento tipo due colpi. È una veramente infame. Scusate se sentite questi rumori, forse non lo so se si sentono, perché sto fumando. Qui diciamo che sotto un certo punto di vista si può dire che me la sto giocando un po', perché sono senza fiaschette. Questo ubriacone è il vizietto, eh. Si rifornisce ogni tanto di falò. Bello, bello. Zitto, zitto. E poi da zubriaco, se no è in giro sto porco. Si mette a stuzzicarli. Guarda come li stuzzica. Non vedi? Non vedi come stuzzica? Ci stai a provare con me? Oh, ci stai a provare con me? Ovviamente qui c'è sempre un po' di timore reverenziale nei confronti del drago. Sì, un po' il gioco ovviamente lo ricordo, perché ho giocato questo gioco una o due volte, mi pare, forse tipo due anni, tre anni fa, due o tre anni fa. Però devo dire che mi sta piacendo molto di giocarci. Mi sta piacendo molto. Boh, io sono una persona strana, cioè ho scaricato un po' di giochi.
per provarli, ovviamente. Ma non li ho neanche installati proprio. Poi non lo so, Dark Souls 3 mi sta dando problemi perché tipo mi dà un errore all'avvio, non ho capito per quale ragione. Ah, comunque ho deciso che cercherò di stare il più possibile umano, ovviamente nei limiti del consentito. Anche perché boh, più figo umano. Anche se non si vede nemmeno in faccia. Purtroppo della lore non penso che servirà molto perché. Cioè sì, ho visto dei video su YouTube, ho letto qualcosa, però mo sinceramente non ricordo bene, quindi potrei dire un sacco di cazzate. Quindi evito di parlarne, è meglio. La serie. Stavo pensando comunque. Di caricare tutti i video. Poi vabbè, questo è anche un video di prova, però essenzialmente andavo esplorando una zona che non ricordavo bene. Anche tipo questa parte qui non ricordavo se potesse uccidere il nemico attraverso il muro. Cioè sì, su Dark Souls 3 ricordo che potevi. Che il nemico ti poteva uccidere se non ricordo male attraverso il muro. Però in questo caso non so se è un bug solo di questa zona. Comunque quando ho capito appunto si può sfruttare un po' volendo ovviamente. Qui sto facendo giusto delle prove, anche perché è il primo video, per capire bene come impostare i vari video. In poche parole, in tutta onestà, questi sono i fatti. E poi dai, c'è uno spettacolo. Dark Souls. Ovviamente, se avete dei suggerimenti, scrivete nei commenti. Cercherò nei limiti del possibile di esaudire i vostri desideri.
Sì, alle volte comunque do due colpi con la magia perché se ad esempio hanno lo scudo alzato, per sicurezza sembra meglio dargli due colpi, così almeno sto sicuro che si piegano a 90 gradi. Qui vabbè, diciamo che un pochetto me la rischio perché sarei potuto andare praticamente a livellare. Invece ho preferito un pochino esplorare quella zona. Che poi sì, esplorare si fa per dire perché comunque qua ovviamente ci sono, c'è passato. Qui c'è una bella vista sul drago. Ah, vero. Ora provo praticamente a tirargli qualche freccia, ma non vanno bene perché sono troppo grandi per l'arco piccolo. Per la roba stragera. Sì, ovviamente farò anche qualche altro tentativo perché se non ricordo male se gli si stacca la coda al drago ottiene una spada molto interessante. Ma la prendo alla fine solo per estetica perché comunque... perché comunque alla fine... con questa run non mi serve perché sto facendo un mago puro, diciamo così. Che poi in realtà è stregone, però vabbè, dettagli. Qui tipo sono restato un attimo spiazzato perché non avevo manco capito che eravamo tornati a questo punto. Ecco, questa zona qui non la ricordavo, cioè non... non l'avevo ancora esplorata. Vedete, Dark Souls ti insegna anche a stare bello rilassato. C'è solo le scale, bello, te le devi godere, no? Tutta sta bella scalinata, tranquillo. Poi arrivi, tutto bello rilassato. E il tuo stato di rilassamento viene turbato dall'accoglienza molto calda. E direi anche intensa dei cagnolotti. Quanto li ho odiati sti cagnolotti su Dark Souls, madonna. Vabbè, ma comunque. Sì, qui comunque non mi fidavo delle porte perché mi ricordavo che su Dark Souls 3 quando tu passavi dopo un po' si apriva.
Somebody. Please let me out of here. Somebody. Anybody. Ho fatto bene perché proprio. Unlock the door. Damn. Nonostante, come vi dicevo, abbia giocato solo 2 anni fa. Non mi ricordavo che qui c'è il mago, quello che ti insegna le magie. Per cui sì, alcune cose le ricordo, alcune cose no. Nel senso che comunque il gioco non è... Vediamo se riesco, carico tutti i video, vediamo. Al limite alcuni metto solo la descrizione senza l'audio, così ad esempio i video quelli un pochino più brutti li carico direttamente con una breve descrizione sotto i video. La senti la presenza? Questa arma è fortissima, vabbè questi sono nemici del cavolo, senza armatura e senza niente. Un'altra cosa interessante, che è un po' comune in alcuni videogiochi. Cioè come fanno a non vederti, dai? Sei messo lì con la torcia in mano da 1 metro, dovresti vedermi, in teoria, no? Oppure boh, sono stati programmati così apposta che sono un po' guardinghi e non ti attaccano, tipo questo qui. Tipo boh. Ho trovato il numero di gemelle. Ripeto, anche se volete dare dei consigli proprio sui commenti, se volete che parlo di più, boh, fate pure, scrivete nei commenti, tipo qui, perché non se ne va? Perché ti ho liberato poco fa, praticamente, altro, no, cioè che ci stai aspettando? Vabbè che effettivamente anch'io avevo un po' di timore, però lui dovrebbe essere in teoria un maestro di magia, non dovrebbe... starsene lì dopo che è stato rinchiuso. Però vabbè, sì, dai, è un gioco vecchio, ci sta. Guarda che figo il flow di essere subumani, che so, questi due non morti, penso, no? Dovrebbero essere, tipo, sono tutte donne, ho l'impressione mia. No, scherzato.
scherzavo ragazzi. Un bel falò così da per allegrare la serata, poi ogni tanto i non morti vanno lì, si radunano in festa. Qui appunto, come vi dicevo, mi ricordavo che ci sarebbe potuta essere l'imboscatona infamona. Qui vabbè, ho sbagliato due coltelli in faccia. Però siamo su Dark Souls. Bella sta mossa, bella. Quello penso sia l'avvelenamento, boh. Il pugnale del bandito qui un attimo ci ho fatto un pensierino. Però alla fine è inutile, dai. Cioè quest'arma qui sono proprio... L'ho presa nelle fogne lì, come si chiamano, non mi ricordo. Cioè è un percorso abbastanza facile da fare. Se volete posso anche fare un piccolo video al riguardo, è facile. Perché effettivamente se cominciate da lì è abbastanza facile, col mago praticamente sì. Poi vabbè, qualche tentativo forse lo farò con una spada. Ma forse diventa troppo pesante, perché già così sto proprio, diciamo, tra virgolette, ai limiti del consentito per lo speedroll. Qui incomincio ad andarci un po' più cauto, perché comunque mi resta l'ultima fiaschetta. Facciamo una bella accoglienza. Bella cosa, accoglienza. Purtroppo sì, col mago comunque becchi un casino di danni. Però ci sta. Alla fine anche quello è il bello del mago, no? È un approccio totalmente diverso rispetto al cavaliere classico. Qui ho fatto la doppietta e ho finito le fiaschette. E anche le magie. Qui un colpo per sequenza gliel'ho dato a sto fedente. E comunque niente, lì poi c'era la nebbia del boss, senza fiaschette, senza magie, non ha senso.
anche perché appunto penso che con due colpi mi uccido. Forse con uno solo, probabilmente essendo un boss. Il demone capra, sì, me lo ricordo, anche perché tipo l'ho detto anche un NPC che c'è questo demone capra qui nei dintorni. Vedo comunque il demone toro, me lo aspettavo proprio, cioè mi sono messo praticamente nella porta che ci ha giocato sicuramente più o meno avrà capito, c'è praticamente dietro il demone toro c'è tipo una porta, entri col mago, metti lì a fare magie. E un attimo. Eh sì, comunque devo dire che sì, su Dark Souls 1 il mago è proprio un fatto molto forte. Devo dire che è molto forte. Ora sicuramente trovo il mio pericoloso contro Avel. Qui purtroppo mi è scappata, volevo fare una magia, ho provato a mirare, ma di spalle non me l'ha fatto. Niente. Troppo tardi. E vabbè. Questo sembra un po' cauto, considerando che comunque è finito tutto praticamente. E c'ho le mie belle 7000 animette. Eh sì. E qui mi è balenata la testa di una vincita. Purtroppo penso forse che questa non si combinare. Ho provato anche dopo, non riesco. Boh, come vedete sto mirando quasi esclusivamente sull'intelligenza. Ho alzato, vabbè, un pochino la stamina. Un pochino ho alzato la vitalità. Però appunto come avete visto per lo più ho speso tutto sull'intelligenza per alzare i danni magici. Così quando per trovare trovo un paio di bombe incendiarie e questi qui fanno un casino di danni. Me lo aspettavo, fanno un casino di danni. Qui appunto volevo riprendermi questa tavola di rivincita. Bomberoli pazzi.
ho preso. Cioè, nonostante ci sia passato di lì proprio un sacco di volte, non ricordavo che lì il muretto non fosse distrutto. Guarda, qui c'è la gangbang. Qua sostanzialmente gli faccio fare un bel viaggetto. Una bella passeggiata. Qui è laggato, non so perché. Nel gioco non mi laggava. Comunque, boh. Sarà forse colpa del programma per la registrazione. Qui non riusciamo. Niente, qui comunque un attimo. Ecco, come vi dicevo, questo ci insegna Dark Souls. La pazienza. Boh, questi tipo sono forse fra i pochi che si ritirano e tornano indietro. Perché la prima volta mi capita.
Comunque quello del mago non spasso. Che poi boh mago. Cioè sì, è uno stregone. Però volendo alla fine costarmi qui si può dire quasi che è un mezzo cavaliere, ma anche se non ho messo una armatura leggera. E poi una cosa questa è che può essere considerata un'armatura leggera, cioè sì, è una delle più leggere alla fine. Non è comunque una corazza, insomma. Qui volevo provare di nuovo a fare il backstep. Qui c'è di nuovo un'altra uccisione furtiva. Ora vado a controllare se il nemico ha lasciato qualche oggetto. Sì, mi è venuta in mente una bella idea, però non vi spoilerò nulla. Una bella idea mi è venuta in mente, non so se può realizzarla. Vediamo. Cercherò di fare il mio meglio, ragazzi. Oh, occhio a me. Perché mi sono reso conto che non mi sono entrato e non devo spammare magie. Se non ci fosse un domani. Boh, un mago proprio spettacolare, ma perché alla fine erano tipo 5. Un bello spam di magie, random, poi c'è tutto la magia iniziale. E qui ci salutiamo, ragazzi. Alla fine c'è anche un po' di amore in tutto ciò, se ci fate caso.